Per il terzo anno Torino accoglie le pietre d'inciampo di Günther Demnig, primo monumento dal basso a livello europeo, ideato e realizzato dall'artista tedesco per ricordare le singole vittime della deportazione nazista e fascista. Davanti al Conservatorio di Torino è stata posata quella dedicata a Leone Sinigaglia, musicista e compositore, morto molto probabilmente per infarto, mentre veniva arrestato per essere deportato. Si tratta della prima di 18 nuove pose. Salgono così a 85 le pietre presenti sul territorio cittadino. 18 nuove pietre d'inciampo a Torino, una al Conservatorio dedicata alla figura di Leone Sinigaglia. È un'esperienza che continua. Il Comitato Residenza e Costituzione per il terzo anno consecutivo ha dato la propria disponibilità alla posa di queste pietre, rappresentano un piccolo museo diffuso, utile per ricordare gli uomini e le donne che hanno lasciato le loro case per andare verso una strada che inevitabilmente le avrebbe condotte tra mille umiliazioni e mille sofferenze alla morte. Quella che dedichiamo oggi qui davanti al Conservatorio, Leone Sinigaglia, acquista un valore diverso, perché Leone Sinigaglia morì non in un campo di concentramento ma di infarto mentre veniva arrestato per poter essere avviato alla deportazione, ma ricorda le migliaia di musicisti che sono morti nei campi di concentramento nazisti. Torino ancora una volta protagonista di un progetto internazionale, le pietre d'inciampo, oggi e domani 18 nuove pose, si arriva a 85. È il terzo anno sì che Günther Demnig viene a Torino, e siamo molto contenti di che questo progetto si sia affermato in città. È un modo per aprire, non dico la giornata, ma ormai le settimane della memoria, perché intorno al 27 gennaio c'è una quantità di opportunità. Questa ha una importanza particolare, è un modo per un ricordo non collettivo, non indistinto, ma per ricordare le persone, le singole persone, le loro storie, i loro profili, i luoghi dove hanno abitato.